canale. Oggi parliamo di profumi, ovvero di tutti i profumi. Sono 6 profumi che sto usando alternati ovviamente in quest'ultimo periodo, quindi vi sto parlando dei mesi autunnali, invernali, fino ad oggi, ai giorni nostri. E sapete che io ciclicamente, quando magari scopro delle fragranze oppure cambio profumo e mi va di parlarvi magari di qualcosa di nuovo, vi registro questo video. Se aprite l'info box trovate i link a tutti gli altri video precedenti, sempre sui profumi che ho registrato in passato, mesi scorsi, anni passati. E questo è uno di quei video che a me piace tantissimo guardare e soprattutto registrare, perché il profumo per me ha un quid in più, cioè è una cosa di cui mi piace, se ascolterei per ore e ore e ore sentir parlare qualcuno di profumi, che storie del profumo, di ingredienti, di cosa c'è dietro la nascita di un profumo, del perché, del per come. Quindi è un mondo che mi affascina molto, soprattutto la profumeria di nicchia, che io vi invito sempre, è un'esperienza che invito sempre chiunque a fare, perché secondo me quando si entra in una profumeria di nicchia si trova davanti una persona appassionata di profumi, quindi non una venditrice di profumi, si scopre un mondo magico. È difficile poi tornare indietro e non ritornare ad acquistare un altro profumo di nicchia, è un viaggio meraviglioso. Io adoro i profumi, mi piace l'aspetto evocativo che hanno, cosa mi ricordano, momenti di vita, persone, ricordi, cioè secondo me il mio senso preferito è l'olfatto. Ricordare qualcosa, è un mondo che mi piace. Infatti alcuni profumi, soprattutto uno che, di cui vi ho già parlato ma ve ne riparlo volentieri, mi ricorda proprio l'infanzia. E quindi bando alle ciance, passiamo ai profumi. Allora, sono 2 profumi low cost, un profumo commerciale. Quando parlo di profumo commerciale parlo di profumo che trovate nella classica profumeria, quindi catena barra profumeria normale, e sono 1, 2, 3 profumi di nicchia. E iniziamo dal profumo commerciale, visto che fa anche pandan col mio look di oggi e di quest'ultimo tempo, perché mi è venuta la rosita, non so perché, aiuto, e quindi vi parlo di questo che è tutto rosa, ed è il Forever di Narcisse Rodriguez, la versione Eau de Parfum. Questo è stato un acquisto, oddio, lo sto anche finendo perché lo uso tantissimo. Un acquisto degli ultimi mesi, credo, sì, 4, 5, 6 mesi fa. È la versione da 50 ml, fanno anche la versione da 100. È stato il primo profumo che Narcisse Rodriguez ha lanciato sul mercato, almeno che è arrivato in Italia. Io lavoravo in profumeria da pochissimi mesi, era il 2006, e l'ho annusato, mi è piaciuto ed è diventato il mio profumo per un paio d'anni, usavo solo questo. Poi è stato un profumo che ha fatto un boom, cioè è un profumo inflazionatissimo, lo iniziavo a sentire troppo per i miei gusti e quindi non l'ho più indossato. Sono passati anni, sono passati una decina d'anni, se non pure di più, e la nostalgia canaglia mi ha portato a riappropriarmene e ho preso la versione mini. Allora, se c'è la possibilità di avere una versione da 50 ml barra 30, io preferisco la versione piccola, perché io lo metto anche in borsa e quindi per me è più comodo. In alcuni profumi di nicchia non esiste e quindi sono costretta ad avere le bottiglie grandi, che comunque metto in borsa ugualmente. Quindi, tornando a Narciso, questo è un profumo che io definirei sensuale. È una fragranza elegante. Ah, un attimo, una premessa: mi piace il rosa, non mi piace il nero, perché io sento un abisso di differenza fra i due. Questo è un muschio con delle note di rosa, con un fondo ambrato, caldo, morbido lo definirei. È proprio quello che mi lascia all'inizio, sento subito questa rosa frizzante e pulita, perché appunto sento sia la rosa che il muschio. Dopodiché si scalda su di me, diventa più caldo e mi lascia quella sensazione avvolgente di una fragranza morbida. Morbida è la parola che mi viene, sto cercando un termine per sostituirlo, però mi viene morbido e quindi vi dico morbido. La versione nera, che è la versione Eau de Toilette, invece, è più frizzante, più piccantina, più frizzante, più fresca, e su di me la trovo un po' più pungente. Io
Io adoro le fragranze muschiate con dei fondi caldi, quindi ambrati, legnosi, speziati, perché è quello che mi piace di più. Quando parliamo di profumo parliamo di note di testa, note di cuore, note di fondo. Le note di testa sono quelle che percepiamo immediatamente, sono quelle più evanescenti, di solito sono sempre comunque delle note fresche. Le note di cuore sono quelle che sentiamo dopo, e alla fine quello che ci resta della fragranza è quello che c'è nel fondo. Vi leggo, perché me ne sono andate a cercare proprio per essere un po' più dettagliata, le note che ci sono qui dentro. Allora, rosa, polpa di pesca, nel cuore in testa. Nel cuore abbiamo ambra dolce e nel fondo abbiamo il patchouli, il sandalo e il musk, e lo definiscono un cipriato floreale. È un profumo che a me piace tanto, mi piace perché mi ricorda quei momenti e la sensazione che avevo, quel momento in cui l'ho scoperto per la prima volta. A parte l'aspetto, diciamo, della memoria, che è solo mio, e voi non ce l'avete perché il ricordo è soggettivo, a parte quello è un profumo che io trovo molto elegante. È un profumo che lascia una scia, ma comunque si sente, ma non è invasivo. Lo trovo veramente molto raffinata come fragranza e dura tantissimo. La versione de toilette, ma anche cioè entrambe, che poi io preferisca questa rosa, l'eau de parfum, ma quella nera è solo un gusto personale. Però sono delle fragranze che durano tantissimo, io lo sento anche nei giorni successivi, se magari tolgo il maglione in quest'inverno che l'ho usato, lo vaporizzavo sul maglione, tolgo il maglione, lo metto nell'armadio, se due giorni dopo lo riprendo e non l'ho lavato, sento ancora il profumo di questo e mi piace tantissimo. Mi piace proprio proprio tanto. Insieme a quello sto facendo un mix, che a volte uso anche separati, non sempre mischiati, con una fragranza di nicchia, che avevo già usato in passato in un'altra versione e adesso invece ho riacquistato. Sto parlando di questa, la versione da 30 ml, difficilissima da reperire. Io l'ho presa online, ma perché conoscevo già la fragranza, sapevo com'era e tutto. E invece trovate sempre la versione da 100 ml. Le versioni grandi convengono sempre, ma ripeto, io le metto in borsa, e quindi per me più piccole sono, meglio è. Dovrebbero farli tutti roll-on o tutti spray da avere in borsa. Sto parlando di Eccentric Molecule Eccentric, scusate, 01. Quella con, vedete, il codice a barre. In passato io avevo usato la versione con le bolle. E sono leggermente diverse. Se andate a leggervi le note, sono due abissi. In realtà la differenza secondo me è minima. Questo resta più muschiato. Comunque vi leggo. Allora, la caratteristica di Eccentric Molecule è di essere un profumo molecolare, ovvero che ha come ingrediente fulcro una molecola che in questo caso si chiama Iso e Super, che a seconda poi è l'ingrediente, diciamo, principale, a seconda poi delle varie versioni, perché ci sono delle varie versioni di questa linea, si abbina e si accompagna ad altri ingredienti. Nello specifico questo qui si abbina ad un'altra concentrazione di fragranze armoniche di iris, limone di Amalfi e pepe rosa. Io, sapete che un'altra delle mie note principali preferite nel mondo dei profumi è il pepe rosa. I profumi pepati mi piacciono un sacco, e anche i talcati, come appunto quelli che hanno di solito una base di iris, comunque che sono un po' più talcati, proprio il termine da usare. È buonissimo. Io lo uso insieme. Quando li uso insieme vuol dire che non li verso in una boccetta a parte, creo un mix, ma vuol dire semplicemente che ne vaporizzo uno e poi sopra ci metto l'altro. Quando lo uso da solo, io quando ho questo profumo, tutti, chiunque incontri e ha il coraggio magari di chiedere, un attimo magari non lo sentono, mi chiede che profumo ho, ed è sempre questo, perché è un profumo che mi dura tutta la giornata. Io mi dimentico di averlo, ma gli altri continuano a sentirmelo. I profumi molecolari agiscono a livello ferormonale, quindi anche la cosa bella di questa, della gamma, diciamo, dei profumi molecolari, è che la percezione che noi abbiamo del profumo che indossa, di questo profumo indossato da una persona, varia da me a Tizio, a Caio e a Sempronio, ed è come se fosse una selezione naturale dell'odore. O lo sentiamo tanto e quindi ci piace, perché diventa quasi
ipnotico o non lo sentiamo affatto. È bellissimo, io la trovo molto, so, darwiniana come cosa. Comunque questo è un profumo che io amo. E lo vaporizzo proprio come se non ci fosse un domani. È un unisex, tutti i profumi di questa linea, gli Eccentric, sono degli unisex, quindi possono essere usati sia da un uomo che da una donna. E è un gusto un po' più maschile, perché è quel gusto un po' più unisex, però io lo trovo meraviglioso. È uno, l'ho usato la prima volta che l'ho scoperto, ero in una profumeria che c'è qua a Roma, vicino a Trastevere, ed è una profumeria bellissima che ha delle fragranze, tutte le più belle fragranze di nicchia, che si, belle non si dice, tutte le fragranze più importanti di nicchia ce le ha, e avevo scoperto Eccentric, l'avevo acquistato e adesso mi sono ripresa, riappropriata della mia mini size da borsa. Poi, sempre in tema di profumi di nicchia, vi parlo, perché lo sto continuando a usare, di una fragranza di cui vi ho già parlato in qualche video fa. E sto parlando, sempre qualche video fa, dei profumi, sto parlando del mio Montale. Questo si chiama Chocolat Grédy. So che da quando ve ne ho parlato tantissime l'avete acquistato, me l'avete anche scritto su Instagram o comunque nei direct, e siete rimaste tutte felicissime di averlo preso. Si chiama Chocolat Grédy e allora i profumi di Montale hanno una persistenza pazzesca, sono ore ed ore di fragranza. Io questo me lo sento, anche questo me lo sento tantissimo. Io quando metto il profumo, quando indosso una fragranza, voglio sentirla, non mi va di non sentirla, o comunque quando poi soprattutto investo, perché stiamo parlando comunque della profumeria, cioè di profumi di nicchia che hanno un costo un pochino più alto rispetto ai profumi commerciali, voglio sentirmi il profumo, voglio godere della fragranza che indosso, e questo non ve lo levate mai. Non ve lo togliete mai. A volte addirittura, se lo metto, che ne so, il pomeriggio, la sera faccio la doccia, io vado, io me lo sento anche dopo la doccia addosso, quindi per quanto è persistente. Chocolat Grédy è un ritorno all'infanzia, è un profumo gourmand, io adoro i profumi gourmand e dolci. Questo ricorda, vi leggo cosa dice, ricorda i fornai di una volta, quelli che sfornavano pane, dolci e deliziosi, o il retrobottega di una pasticceria la domenica mattina. Al suo interno le note di caffè, l'arancia amara, la vaniglia, ma soprattutto il cacao. Note olfattive, è una droga, crema di cacao e vaniglia. Ragazze, questo per me è l'odore delle caramelle, no, dei dolcetti, delle mandorle tostate, del cioccolato cotto, che si sente quando andate a Natale in giro per i banchetti di dolci. Questo è quel profumo. Quello. Mi è capitato più volte che io indossavo questo, questa fragranza, e la gente sentiva odori di cioccolato. Che buon profumo di cioccolato! Ed ero io con questo profumo. Quindi per me, quando finirà, io questo me lo riacquisto, perché in quei momenti di dolci, di voglia, di qualcosa di dolce, di fame, questo soddisfa tutto. Un altro profumo di nicchia, e questo è stato il mio autoregalo di compleanno quest'anno, è un profumo di Margiela, della linea Replica. Allora, questa linea la trovate in boutique, io l'ho trovata qui in boutique in centro a Roma, sono andata, li ho sentiti, non so in quale, so che alcune, no, so che ci sono in qualche profumeria, ma non vi so dire quale, quindi non me lo chiedete perché non ne ho la più pallida idea. Comunque so che appunto ci sono questa linea. Questa è una linea di profumi che replica alcuni ricordi, alcuni odori di vita quotidiana. Ce ne sono tantissimi. Io ne avevo, avevo letto tutti i vari profumi, mi ero segnata quelli che volevo sentire, e poi quando sono andata lì, alcuni mi hanno un pochino delusa, perché, ma delusa è una parola usata male, in realtà appunto, come vi dicevo all'inizio, il ricordo di una fragranza è personalissimo, quindi magari io non abbinavo, non avevo la stessa memoria con la quale hanno voluto ricreare un profumo. Per esempio, mi è capitato con, oddio non mi ricordo il nome, ma quello che sa di lenzuola pulite, Sunday, Lazy Sunday Morning, una cosa del genere. Ecco, per me quello non era l'odore di domenica mia. Questo sì, e si chiama By the Fireplace, accanto al camino.
Anche questa è una fragranza unisex, quindi che va bene sia per un uomo e per una donna. Vi leggo anche qui la descrizione. Il sole sorge su un paesaggio invernale, il fuoco scoppiettante di un camino emana un calore fragrante. Le montagne innevate si stagliano maestose all'orizzonte nella quiete dell'alba. By the fireplace cattura la quintessenza di un mattino invernale. Note di testa, pepe rosa, petali di fiori d'arancio, olio di chiodi di garofano. Io sento tantissimo i chiodi di garofano. Note di cuore, accordo di castagna, legno di guaiacco, olio di cad. Note di fondo, accordo di vaniglia, cashmeran e balsamo del Perù. Allora, questa è una fragranza che sa di camino, sa di... è l'odore dell'inverno, dei momenti passati attorno al camino con un tocco un po' più speziato. Non è gourmand, non la definirei assolutamente una fragranza gourmand, la definirei una fragranza comunque calda, avvolgente, morbida. Però io non la indosserei solo in inverno, cioè è una di quelle fragranze che io riuscirei a portare tranquillamente anche con 40 gradi, perché ha quel retrogusto speziato, anche un po' fresco, che mi piace. È una fragranza che ha una durata media, medio-alta. Quelle di cui vi ho parlato finora io le definirei durata alta. Questa è una durata medio-alta. Pensavo durasse un pochino di più, non mi ha delusa, sono felice di averla presa. È una fragranza che indosso, non spessissimo, però indosso. Che però mi piace tanto, mi piace, è buonissima anche sugli uomini, vi assicuro. Forse, guardate, vi dico la verità, la preferisco quasi sugli uomini che su me, sulla pelle maschile che sulla mia. Gli ultimi profumi di cui vi parlo sono dei profumi invece un po' più economici e sono i profumi di Phytorelax. Quando sono usciti Phytorelax mi ha mandato tutte le profumazioni, sono degli eau de toilette e io ho scelto per me i profumi più adatti a me, con gli ingredienti che mi piacevano di più. Sto usando tabacco iris, legno di cedro e mandarino. Questi hanno, purtroppo, devo dirlo, una durata bassa. Su di me non hanno una durata altissima, durano un pochino di più se li vaporizzo magari sulla sciarpa piuttosto che sul cappotto, sul maglione, però non sono delle fragranze che io mi sento addosso tantissime ore. Sono ovviamente anche di una fascia prezzo diversa, con degli ingredienti diversi rispetto a una fragranza artigianale, quindi di una profumeria artigianale. Parliamo comunque di fragranze commerciali. Ma ve li volevo segnalare perché secondo me sono delle alternative facili, veloci, da tutti i giorni. Io magari, che ne so, devo uscire, non lavoro, quindi quella giornata che non lavoro, devo uscire a fare un paio di commissioni, voglio mettermi il profumo perché mi voglio sentire profumata, ma allo stesso tempo non voglio indossare una fragranza too much, troppo, e quindi io in quei giorni un po' più lazy, un po' più easy, uso questi. Quelli che mi piacciono di più sono tabacco e iris e legno di cedro e mandarino. Allora, partiamo da tabacco iris, perché io ho letto tabacco iris e ho pensato, buono il tabacco, però non è tra le mie note preferite. In realtà è un tabacco femminile, perché l'iris lo addolcisce e lo rende molto molto femminile rispetto appunto alla classica nota di tabacco. Infatti dice, vi leggo anche qui le note che mi sono segnata: l'intensità delle foglie di tabacco appena raccolte si stempera nelle note suadenti e lievi dell'iris. L'essenza floreale viene scaldata dall'eleganza e carisma del tabacco. Ed è così, concordo in pieno. È anche qui un po'... stavo dicendo, anche qui il tabacco lo sento, è una nota che mi piace perché è una nota un po' più maschile, che quindi rende una fragranza meno femminile, meno girly, ma è un tabacco appunto femminile, nel senso. Qui abbiamo un, come vi dicevo prima di leggervi le note, è se conoscete l'odore del tabacco e avete in mente alcuni profumi a base di tabacco, non vi fate ingannare, perché veramente, non dico che non c'entra niente, ma l'iris lo stempera tantissimo. Non è un profumo fumoso,
sempre virgolettiamo fumoso e virgolettiamo il video con le parole più inventate. Non è fumoso, però, per farvi capire, ma è un... il tabacco gli dà quella nota un po' maschile, ha un profumo tipo, ha una nota come l'iris che è molto molto femminile, molto talcata, molto avvolgente. È una via di mezzo fra un tabacco e un iris e secondo me è un connubio che gli è riuscito tantissimo. Nella scatola di vendita di lancio c'era sia il bagnoschiuma che il profumo. Io mi auguro che mi facciano il bagnoschiuma di vendita perché io l'ho finito alla velocità della luce. Quindi questo era tabacco iris. L'altro che invece... E quando ho letto legno di cedro, ho detto legno di cedro mi piace, il mandarino assolutamente, io odio i profumi agrumati. E invece, ragazze, è un profumo fresco, pulito. Questo è il classico profumo di pulito. E diciamo che è quello che ho usato anche un pochino di più e secondo me è quello che userò di più in estate. E dice, rievoca il profumo delle bucce di agrumi appena spremuti, ma non troppo, E sentori boschivi lontani, legno di cedro, una fragranza stuzzicante dal piacevole effetto rinfrescante. Ed è vero, è una fragranza rinfrescante e allo stesso tempo pulita. Non lo definirei una fragranza agrumata, la definirei una fragranza pulita. Comunque questi sono i profumi un po' più, un'alternativa diciamo più low cost a chi magari non ama il mondo dei profumi un po' più cari, ma vuole una fragranza da usare tutti i giorni per differenziarla da quella un pochino più preziosa. E mi ha fatto piacere inserirla perché secondo me hanno fatto un ottimo lavoro e sono usciti con 5 fragranze. Queste sono quelle che sono piaciute di più a me perché sono le note che mi piacciono di più, ma assolutamente good job. Quindi chiudiamo perché è andata via anche la luce, quindi devo assolutamente spegnere questo video. Spero di avervi fatto scoprire qualcosa di interessante, di avervi incuriosito al punto di andare a sentire qualche profumo nuovo. E se avete sempre, non lo so, facciamo un gioco. Ok, io un video vi ho detto i miei profumi, adesso voi mi scrivete il vostro profumo, quello che usate di più e quello che vi identifica di più, e se non ce l'avete il profumo, il genere di profumo, quindi anche la nota che vi ispira di più. Ok, così io poi me le leggo tutti. Vi mando un bacio, ciao. Post scriptum, se avete sentito russare era Margot.